Oggi una corposa review per quanto riguarda accessori per il nostro OnePlus One. Parleremo di tre cover e una pellicola glass. Ciao a tutti e benvenuti in questa mia nuova video review. Come avrete sentito dalla intro, oggi voglio parlarvi di tre cover per il nostro OnePlus One e di una pellicola glass per proteggere il nostro display. Le tre cover sono differenti in quanto sono una custodia bumper, però che protegge anche la parte posteriore, non solamente tutta la parte dei bordi sopra e sotto. Poi abbiamo una cover wallet, quella denominata wallet perché praticamente è a portafoglio, ed una slim che copre soltanto la parte posteriore, però non va a stravolgere completamente il design del nostro dispositivo. E qui c'è la nostra pellicola in vetro temperato, glass, dello spessore di 0,4 mm. Allora, andiamo in ordine, andiamo a provare queste cover per il nostro OnePlus One. Iniziamo con il bumper case chiamato Fusion della Horsley. Allora, andiamo a togliere il libricino illustrativo che c'è all'interno e andiamo a scoprire nel dettaglio il nostro cover bumper chiamato Fusion, perché non è soltanto un bumper che protegge la parte laterale superiore e inferiore del dispositivo, ma anche la parte retrostante con una parte trasparente, consentendoci di vedere la parte posteriore del nostro OnePlus One. Possiamo procedere subito a provarla per vedere come sta dopo essere inserita. Allora, si mette in maniera molto semplice, come potete vedere, un attimino che tolgo le ditate dal display. Perfetto, come avete visto un paio di secondi abbiamo inserito la cover, non va a stravolgere completamente il design del nostro dispositivo, va a proteggere tutti i lati lateralmente, posteriormente, nella parte superiore e nella parte sottostante, lasciando liberi comunque tutti gli ingressi strategici, quali gli altoparlanti, l'ingresso micro USB e sopra gli altri ingressi. Qua possiamo trovare il logo dell'azienda Horsley e comunque posso dire che è abbastanza gradevole, anche essendo un bumper è molto gradevole. Perfetto, passiamo ad un'altra cover, così le andiamo a provare tutte. Estraiamo questa, ecco qua, e ora è la volta della custodia wallet, mi stava cadendo. E allora, wallet proprio perché è come se fosse un portafoglio, è fatta in similpelle, c'è una clip magnetica per far sì che non si apra quando trasportiamo lo smartphone, e all'interno, oltre a esserci la parte che va a proteggere la parte posteriore del OnePlus One, abbiamo due comodi taschini dove noi possiamo mettere due carte di credito, due schede che ci fanno più comodo averle sempre con noi a portata di mano. Faccio sempre la prova con la mia fidata carta Blockbuster, ecco qui, andiamo a provare a mettere il nostro OnePlus One, ecco qua, si è inserito perfettamente, e questo è l'effetto di questa cover wallet. Come potete vedere, faccio vedere tutta la parte, una cover abbastanza elegante per chi è amante di questo genere di cover. Devo dire che è molto 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 valida, ecco qui. E questa abbiamo detto che è la Horsley wallet. Andiamo a provare un'altra, estraiamo questo, ecco qui, abbiamo tolto, e andiamo a provare la cover, diciamo quella secondo me la più quotata, perché molti preferiscono avere qua quelle proprio slim, molto molto slim. Questa è proprio chiamata Horsley Slim. Perfetto. Questo, come potete vedere, è in TPU morbidissimo, satinato, non lucido. Andiamo a mettere pure questa. Ecco qui. Questa, diciamo, come potete vedere, è quasi invisibile. È fumé, non è trasparente, quindi
il bianco posteriore che abbiamo nel nostro OnePlus One avrà un effetto grigio, grigio fumé, però molto molto gradevole. E come potete vedere è molto sottile e non va a stravolgere minimamente il design del dispositivo. Devo dire che è molto molto bella questa. Allora, come ultima prova non aprirò la confezione, no, non aprirò, la confezione già è stata aperta di questa pellicola glass, già è stata posizionata nel nostro OnePlus One, come potete vedere, anzi come potete vedere si adatta perfettamente, si è adattata perfettamente, è molto valida, non va a far perdere definizione e colori al nostro display. Allora, le caratteristiche principali di questa pellicola sono, abbiamo detto con prima, lo spessore è 0,24 mm, ha un grado di durezza 89H, è oleofobica, non fa perdere, come dicevo prima, sensibilità al tocco del display e neanche la definizione nei colori, ed è ultra trasparente. Un'altra prova che possiamo fare, vediamo se ci riusciamo, volevo farvi vedere, per far vedere il grado di... Vediamo se riesco a mettere una goccia. Ecco qua, per farvi vedere che non trattiene, come... Non so se vedete come scivolano i liquidi. Vedete? Ecco qui, una piccola prova che volevo farvi vedere. E lo possiamo togliere, andiamo... Ecco qua. Perfetto, allora cosa posso dirvi adesso? Tutto quello che avete visto, innanzitutto vi dico subito che è disponibile su Amazon, e vi elenco subito i prezzi in ordine. Allora, abbiamo detto, questa cover, il Bumper Fusion, lo troviamo su Amazon 24,99€, ma al momento lo possiamo trovare in offerta a 9,99€, scusatemi, a 12,88€ sempre Prime. Questa, la cover slim, è 19,99€, la troviamo Prime a 9,99€, sempre in offerta su Amazon. Poi il nostro wallet, allora, il nostro wallet è 29,99€, ma in offerta lo troviamo 14,99€, sempre Prime su Amazon. E la pellicola, la pellicola glass da 24,99€, al momento è in offerta a 12,88€, sempre su Prime. Come sempre metterò in descrizione di questo video tutti i link dove potrete acquistarli, così è più facile trovare quello che cercate. Se vi è piaciuto il video mettete mi piace, se volete seguire gli altri miei video, che li farò sempre, tutti gli oggetti che riguardano il mondo tech, iscrivetevi al canale, e come sempre vi ringrazio di aver visto questa mia nuova video recensione. Ciao e alla prossima!